Al Circolo Sannitico, evento di nicchia organizzato dalla SIBCE e dalla presidente Isabella Storri. Siamo qui con lo storico Mario Ziccardi che esporrà il suo studio sui Gonzaga e di Capua di Campobasso. Stasera cercheremo di fare un percorso di ricostruzione storica su quello che sono stati i due protagonisti del Cinquecento, di Isabella di Capua e Ferrante Gonzaga. Comunque hanno portato un'area europea qui in città, quindi attraverso le loro famiglie, che comunque hanno avuto un'importanza sia per quanto riguarda di Capua, per il Molise, sia per quanto riguarda il Gonzaga, siamo partiti con dei personaggi che effettivamente non dovevano avere un posto nella storia, poiché sia il nonno di Isabella che Ferrante Gonzaga stesso sono dei figli cadetti. E quindi dovevano, per forza di cose, come era uso nel tempo, essere destinati alla carriera militare o alla carriera ecclesiastica. Quindi cosa è successo? Il fatto di aver trovato questa coppia che comunque ha avuto un posto davvero di rilievo nella storiografia, locale ma anche internazionale, comunque ha portato a Campobasso quell'aria di internazionalità che comunque solamente due personaggi come Ferrante e Isabella potevano dare. Dottor Ziccardi, lei ha dedicato i suoi studi e i suoi approfondimenti al patrimonio culturale del Molise. Per esempio, ha scoperto un po' di anni fa il labirinto nella chiesa di San Giorgio a Petrella Tifernina e ha ricevuto anche dei premi importanti per questa scoperta. Ci può dire qualcosa? La scoperta del labirinto lì a Petrella Tifernina è stato un evento davvero eccezionale, perché è l'unico esemplare di quel tipo di labirinto conosciuto nell'area mediterranea e nell'Europa continentale. Infatti un tipo di quel genere di labirinto comunque lo possiamo trovare nel Galles, in Inghilterra. Avere un simbolo di questa fattezza qui in Molise effettivamente pone molti interrogativi che comunque ancora non hanno una risposta, però possiamo immaginare un viandante che comunque conosceva questo simbolo e doveva per forza di cose recarsi ai santuari o di Gerusalemme oppure quello più vicino lì a Petrella, che era sul Gargano di San Michele Arcangelo. Senta, secondo lei quanto si fa in Molise per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico? Si fa abbastanza? Ci sono molte realtà che comunque cercano e propongono molte iniziative per quanto riguarda il nostro territorio, però molto spesso non c'è il supporto delle amministrazioni locali, oppure c'è l'amministrazione locale, però non ci sono i fondi. È un problema annoso che purtroppo si riporta in tanti anni. Speriamo di risolvere questo problema anche con i nuovi finanziamenti. E con noi la professoressa Isabella Storri, promotrice e organizzatrice dell'incontro con lo storico Mario Ziccardi. Lei, presidente della SIBCE, tanto si spende per la valorizzazione del patrimonio culturale. Ci dice qualcosa sui vostri programmi? Sì, questo è il nostro compito perché la SIBCE è nata proprio nello spirito della Convenzione dell'AIO del 54 per la tutela dei beni culturali nei conflitti armati e in tempo di pace. Ed è c'è cioè, lo scudo blu, appunto, che è quello lì, che io definisco la croce rossa dei beni culturali, no? Che ha un carattere protettivo in caso di conflitto armato e distintivo in senso di pace. Quest'anno noi ci occupiamo quindi da anni della tutela del patrimonio e quest'anno abbiamo fatto un progetto con il comune di Campobasso, che è Campobasso in Comune, in cui ci siamo occupati di vari aspetti della città di Campobasso, poi pubblicheremo tutti questi interventi e questo è il sesto evento. Ne avremo il settimo con cui concludiamo. Con Franco Valente che ci parlerà del barocco nella chiesa di Sant'Antonio Abate. Noi siamo un'associazione di volontariato, possiamo fare da stimolo, però purtroppo non siamo noi a legiferare, sono le istituzioni che si dovrebbero occupare di tutela e di valorizzazione, ma le istituzioni spesso in campo culturale sono latitanti.
Ci può anticipare già qualcosa per il prossimo Il anno? prossimo anno faremo un altro Campobasso in comune, non sappiamo se ci dedicheremo alle chiese di Campobasso sempre oppure ai palazzi. Naturalmente prima di fare il programma dobbiamo anche valutare la disponibilità di possibili relatori. Poi abbiamo appunto a gennaio questo incontro con Franco Valente, poi presenteremo un libro, un piccolo libro a cura di Gabriella Di Rocco su alcune conferenze sui borghi abbandonati che sono stati fatti a opera di Masullo, di Gino Masullo. Poi verrà Vitiello Maurizio a presentare un suo libro e adesso siamo ancora in fase di appunto di per dicembre sarà pronto il programma per l'anno venturo. Grazie. Ma grazie a te, grazie infinite.